Oh, con quest'app sono riuscito a risolvere un piccolo problemino che avevo con le carte di debito, quelle che poi ho fatto il video dove facevo, insomma, mostravo le tre migliori carte di debito, secondo il mio punto di vista, quelle erano le migliori, ed erano quindi la N26, la Hyper, la DB Conto Carta. Solo che avendo un cellulare sistema Android, quindi un Samsung, sapete che ci sono sistemi di pagamento digitale, quindi come c'è l'Apple Pay, c'è il Samsung Pay, adesso c'è questo Google Pay. E mi ha risolto il problema perché in questa Hyper N26 e DB Conto Carta non si potevano abbinare al Samsung Pay. Questo Google Pay invece si possono abbinare, e oltre, va bene, a queste carte, la Hyper N26 si abbinano, la DB Conto Carta per il momento ancora no. La possiamo inserire manualmente, però mi viene abilitata solo come tipo di pagamento online, ma non con il sistema NFC, quindi con i POS Contact. Allora, andiamo a vedere qui, molto molto semplice. Allora, io, come vedete qui sopra, ho già abbinato quindi la mia carta Hype e la N26, e quindi switchando potrei vedere anche altre carte di debito, di credito, se le avessi inserite. E possiamo, come vedete qui, dove c'è scritto predefinita, quindi predefinire qual è la nostra carta, e dopo vi spiegherò anche il perché. Come poter inserire queste carte di debito, di credito, è molto semplice. Basterà andare quindi su questa sezione pagamento, cliccare su metodo di pagamento. In questo punto potremo o inserirle manualmente, quindi inserendo le 16 cifre della carta, oppure cliccando su NFC. Ecco, a questo punto basterà avvicinare la nostra carta Contact nel retro del cellulare. Lui leggerà tutti i dati automaticamente, e alla fine dovremo solo inserire le tre cifre del codice CVV, quello che è riportato dietro la carta di debito. Una volta fatto questo, fa tutte le proprie verifiche e verrà addebitato 1 euro. Questo me l'ha fatto con l'N26, quindi c'è stata una transazione di 1 euro, e dopo poco, non so, una mezz'oretta, adesso non ricordo il tempo, vengono riaccreditate, quindi ci viene eseguita questa operazione di controllo. Allora, la stessa cosa l'ha fatta con Hype, solo che mi è arrivato una comunicazione, insomma, un messaggino dove l'operazione era stata fatta, però era stata negata, ma la carta si è abilitata ugualmente, quindi non so per quale motivo ha fatto così, però insomma l'operazione è andata sempre a buon fine, quindi si è abbinata, quindi sempre alla Google Pay. A questo punto, una volta che abbiamo inserito tutte le nostre carte di debito, di credito, utilizzarla è molto semplice. Il discorso che dicevo prima, quello quindi quindi impostare la nostra carta predefinita, il motivo qual è? Perché per poter pagare nei negozi, quindi eseguire delle operazioni di pagamento, non sarà necessario andare ad aprire l'applicazione Google Pay. L'importante è, l'unica cosa è sbloccare il cellulare, quindi basterà, naturalmente l'NFC sarà attivo, basterà andare sul POS del negoziante, avvicinarci con il nostro cellulare
e eseguirà l'operazione. Molto molto semplice. Un'altra cosa che si può sfruttare, anche se io ho già fatto un ho fatto un video di un'app per memorizzare tutte le carte fedeltà, invece di portarci dietro, sapete, no, abbiamo ormai tutti i negozi sono fidelizzati, invece di portarsene dietro avevo fatto questa recensione di questa carta, e qui ne abbiamo una che è simile. Basta andare su Pass. Ecco, a questo punto noi, come vedete, queste sono, ho fatto un po' di esempi, ho inserito un po' di carte fedeltà, quindi dei vari negozi. Per aggiungerne altre basterà cliccare sul più, cliccare che tipo di carta, se una carta regalo o un programma di fedeltà, e poi, se non dovessimo trovare, insomma, qui mi fa vedere Decathlon, Conad e Trenitalia, basta andare a fare su cerca, mettiamo magari IKEA, e lui farà vedere tutte IKEA, IKEA Italia, Croazia, Germania, insomma tutte queste carte. Una volta fatto questo, gli daremo, cliccheremo sulla nostra carta, quindi IKEA Italia, e poi ci chiederà di inquadrare il codice. Fatto questo, lui farà, esatto, come lo potete vedere qui esattamente, la riporterà davanti. La piccola differenza che ho trovato con l'altra app, ad esempio, io ho anche delle carte di negozi che, insomma, non sono conosciute a livello nazionale, quindi ho il negozio di animali che ha la sua carta fedeltà. Ecco, con questa applicazione non la posso inserire. Se io devo mettere il mio negozio Bau Bau e naturalmente non c'è a livello nazionale, non la posso fare. Con quell'altro invece, comunque vi lascio la descrizione qui, ecco, con quello lì noi possiamo inserirlo anche manualmente. Questa, diciamo, una piccola differenza tra le due. Altre cose da sapere, molto importante, da come viene detto, nel tagliandino, quindi quello che viene rilasciato, quello che mette il POS, che trattiene il negoziante, che ci viene dato a noi, viene codificato il numero della carta, e questa è una cosa molto molto importante. Tutte le banche che sono abilitate con Google Pay lo trovate una volta che installate questa applicazione, c'è la descrizione. Poi viene detto che più avanti verrà abilitato anche quello delle poste e quella della banca BCC. Ok, io direi che è tutto, si è fatta una certa, come si dice, un ciaone a tutti quanti, un saluto a tutti i nuovi iscritti, a tutte quelle persone, insomma, che mi lasciano i commenti, che mi fanno i complimenti, insomma, a me fa solo piacere, vi ringrazio tanto tanto tanto. E naturalmente, per chi non l'avesse ancora fatto, si vuole iscrivere sul mio canale, basta cliccare su iscriviti e cliccare anche sulla campanellina per la notifica, così almeno appena posterò dei video verrete avvisati. Bene, con questo è tutto, un saluto a tutte le persone, come già detto, un ciaone a tutti e un abbraccio a chi mi vuole bene. Ciao ragazzi!